attività si inserisce all'interno del periodo del Covid e le indagini hanno dato modo di riscontrare la presenza di una vera e propria consegna a domicilio che veniva effettuata da parte dello spacciatore nei confronti del cliente. L'indagine ha anche permesso di rinvenire la presenza di una pistola mitragliatrice Uzi, nonché di un ordigno esplosivo e ha comportato anche la morte per overdose di un soggetto.